da oggi vi aspettano momenti belli, pochi, e momenti difficili, tutti gli altri. Tu non avrai altra donna e lei non avrà altro uomo. Insomma, ragazzi, è finita la funzione. Ora comincia la vostra vita insieme. Posiamo i telefonini e facciamo un bel applauso agli sposi? Ma non si buona proprio! Hai sposto? Esci, esci da là, esci! Abbiamo messo 12 partite consecutive, un altro ancora a busco proprio! Ragazzi, noi in questa parlavo, che parla qua? Chi ci sei? Ce la va! Già, fammi vedere, non ci vede! Non qua, è venuto. Ma Enzo non è venuto? Ehi, come facevi? Teneva fino alla Champions League. Ma a proposito, ma tu e Enzo quando vi sposate? Ma non è il momento. Lui insiste, ma ce l'ho detto, meglio che aspettiamo un altro po'. Siamo bene così. E bullette, figli, pensieri, va bene così per adesso. Ma perché hai tutte queste domande? Una canna da là, tu. Te la fai augurare a sposo, ma... Che sta vita è un schema. Eccomi! Enzo, finalmente! Scusami, ma c'avevo la partita con i miei ragazzi. Va bene, però ora fai una cosa, Enzo. Pensa a un'altra partita. La partita doppia. Qui c'è la calcolatrice. Mettiti a fare i conti. Signori, se volete fare foto, autografi, è arrivato il piccolo Sarri. Non ho capito questa ironia spizzola. Io ormai ho capito che alla mia squadra basta cambiare una sola cosa. L'allenatore. Veramente era la mentalità. Buongiorno! Diventate miglior cliente. Ma che? Volevo chiedere una cortesia, non è che il mese prossimo si può risparmiare qualcosa? Ehi, io quando ti ho trovato questi lavori, patti questi erano. Però non ci stanno proprio bene. Ma è proprio bene. Il mese prossimo te la buona prova. Ah sì? A una condizione. Devi smettere di allenare. Perché sennò questi bambini tu te li porti sulla coscienza. Che ridi a fare? Non ci sta niente da ridere. Non è divertente questa cosa. Questo è il banchetto delle mortificazioni. Ognuno arriva e mortifica. Venite e mortificatemi. Ehi. Buona giornata. Buona giornata pure a te. Che è successo? Signor, però parlate, non fate così, non vi capisco. Che... Questo? Questo, sì. L'hai fatto tu questo? Sì. Vi piace? No. No. Vi spiego però, perché questa cliente è venuta qui al negozio l'altro ieri. Ha visto il mio chatouche e l'ha voluto uguale e io gliel'ho fatto. Io già tanto che lo sopporto in testa a te questo chatouche. Grazie per la stima. In testa alle clienti? Non lo voglio vedere mai? Più. Mai? Più. Mai più. Ma più che ho detto, no, mai più. Però la cliente è rimasta contenta? Mi interessa? No. Mi interessa? Sì. Mi interessa? E quelle due sono... Non mi interessa? No, mi interessa, no. La nostra linea deve essere... Devo dire... Secca. Sobria. 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 E? 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 Ma quando l'indovino... Elegante. 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 Signor, perché dobbiamo fare questa indovinella prima mattina? Minimalista. Me lo posso segnare così e non me lo dimentico più. Me lo registro sopra il telefono, eh? Vogliamo fare questo fatto, vi piace? Così non vi faccio perdere più tempo. Sobria, elegante e la terza ve la dice la signora perché già mi ho mendicata. Minimalista. Andiamo, va. A casa? Va, fatica. Ma c'è un gioco, ma vabbè, che è un ladro, io sto di qua, hai ragione, per stare se vuoi ci sono facce macchere a tutto quanto. Ah, non mi papà. Lorenzo Insigne, davanti a Donnarumma, Lorenzo Insigne, fa esplodere il San Paolo. Ed ecco Mertens, vede Zielinski. Secondo tempo. E anche Manila si è sposata. Pure Manila si è sposata, beati loro. Perché?
Come perché? Beati loro che avevano la disponibilità economica per sposarsi. Che si c'entra? Lo sai che quando si sono sposati mia mamma e mio padre a stento tenevano i soldi per la camera da letto? Vabbè, ma erano altri tempi. Oggi sarebbe una follia. Vabbè, però io devo pure ascoltare il mio orologio biologico. Lo sai che cos'è? Un orologio senza i pesticidi. Come è viato una insalata? Non ti sto capendo, non ti sto capendo. Parli in codice e non ti capisco. Allora, come ti devo spiegare? Arriva un momento nella vita in cui quello che hai non ti basta più. Battito, nella vita non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Non sono d'accordo, sono d'accordo. Senti che vuoi maturare, vuoi migliorare. Pensi, ma perché a loro sì, a me mai? Bravo, questo pensi soprattutto, perché a loro sì, a noi mai? Allora dico io, la soluzione qual è? Schiatta sto crocco in capo, guardami a me. Intanto anche mani te sei sposate. Che dobbiamo fare? Sono 13 anni che stiamo insieme. Che dobbiamo fare? Hai due opzioni. O ti sposo o mi lasci. No, o mi sposi o mi sposi. Sposatella, a cosa ci prima la partita? Ma che ti intrometti a fare tu, mamma? Secondo te per vedermi una partita me la devo sposare? A noi ci facesse piacere. Allora? No, no, hai ragione. Hai ragione, è arrivato pure il momento. Amo, ma che stai guardando? La partita. E noi, guarda a me, mo. Non ti avevo visto proprio indinucciato all'oconterro. Amo. Mi vuoi sposare? Ma sai, Battito, m'ho chiesto così, all'intrasatta, davanti a tutta questa gente, su due peri. Veramente non saprei. Ma me lo stai chiedendo perché te l'ho chiesto io o perché lo vuoi veramente? No, no, lo voglio veramente. Allora sì, lo voglio. Mamma? Papà? E ci sta pure mia mamma. Non l'avevo vista proprio. Come? Mamma? Papà? E mamma te? Enzo mi ha chiesto insistentemente di sposarlo. Io gli ho detto che in questo periodo è un passo molto importante da fare e che è pericoloso affrontare un matrimonio. Ma lui? Oh, che? Aspetta. Dai, chiama un pazzo. Lui dice che nella vita non bisogna mai abbandonare i propri sogni. E viva, auguri, auguri, auguri. Auguri, che stanno parlando di matrimonio, ma vi rendete conto? Tempi sono difficili, complicati, ma vi siete fatti due conti. Sì, sì, papà, ci abbiamo pensato. Infatti, come dire, Enzo vuole fare una cosa non volgare, non pomposa, ma vuole fare una cosa sobria, elegante e interista, eh? Interista. Minimalista. Dai, allora, che Dio vi benedica. No, oggi gennaio già vi siete convinti. E come no, auguri. Ma si è convinta la mamma. No, ma questo appartamento non va bene, è troppo grande. Amo, ma come l'arrediamo? Ma quanti mobili ci vuole? Non ti paurare. Noi non è che partiamo da zero, perché un mobile già ce l'abbiamo. Ma quale? Che lo bello mobile mamma. Quella scherza. Sentite, signor Tempo Casa, quanto costa? Che? Ancora devi dire niente. Sono 700 euro il fitto. Più il posto auto. E no, noi non ce l'abbiamo l'auto. Il posto auto ci vuole. Si vuole. Il condominio, l'amministratore, il portiere, il giardinaggio, l'ascensore, dodicesima, tredicesima, quattordicesima. Quant'è? 850 euro mensili. No, amo, 850 euro mensili è quasi quanto tutto il mio stipendio. Sentite, ci vogliamo pensare. La prendiamo. Noi pensiamo veloce. Thank you.
Monica, quell'abito sembrava creato apposta per lei. Ed è anche in offerta, signori. Monica, figlia mia, sembravi la Madonna. Ma quanto costa? 20.000 euro. Oh, Madonna. Ma siccome in offerta, 10.000 euro. Monica, ma comunque non ce lo possiamo permettere. Vabbè, io ma abbiamo capito. Se non ce lo possiamo permettere non fa niente. Vado a sposare col jeans, vabbè? No, non ti preoccupare, Monica. Lo prendiamo. Ma come facciamo? Non ti preoccupare, ci penso io, lo prendiamo. Grazie, papà. Con questo sicuramente vi accontenterò. It's time for love. Mi piace. Ma che cos'è? Non lo so, ma a me mi piace il nome. It's time for love. Lo prendiamo. Allora, ricapitolando sono 130 le prime bomboniere, 250 le seconde, le bomboniere dei genitori, le bomboniere dei testimoni, quante? 6.000 euro. Mandami papà. Ma tranquilli, gran parte si può pagare con la finanziaria. Lei quanto vorrebbe dare di anticipo? 20 euro vanno bene. Come vedete, il nostro è uno stile del tutto originale, no? Lontano dagli stereotipi. Vabbè, mo' al di là degli asteroidi, che non c'entrano niente. Allora, lui... Io? Sì. Vuole un backstage che coia... Che riprendi, tutte le emozioni del matrimonio. Ma lei non deve preoccuparsi, nel giorno del matrimonio riprenderemo tutto 24 su 24. Lui? Io? Zitto. Lui vuole... Sì, ma perché urla? Perché se voi non vi togliete le dentine davanti alle orecchie, non la sentite. Guardate, mamma. Lui? Io? Ancora? Ma mi slannega per la terza volta, deve fare a forza Giuda Scarola. Zitto. Guardate, mamma, non vi distrae, non lo date retta a questo. Guarda. Lui vuole che voi iniziate a riprendere d'amo. Ah, d'amo! Ma mo' è marzo, fino a settembre sono 6 mesi. Sì, quanto costa? 7.000 euro. 7.000 euro? E 7.000 euro mi dovete fare i backstage di comunione, matrimonio estremo giù. Ragazzi, avete ragione che vi conosco da piccoli. Ma 60 cesti di rose e 50 di fiori in stio, dove li metto? Dolly Bo, però io con voi ho fatto il battesimo, la comunione, la cresima. E mo' per il matrimonio non vi state mettendo proprio a disposizione. Io sono cliente. Cliente? Prego. Una soluzione c'è. Sarebbe? Si spostano due o tre, così nei fiori c'entrano. E cosa devo spostare? Sant'Antonio e Santa Rita. Cioè io dovrei spostare la statua di Sant'Antonio e la statua di Santa Rita per far entrare in chiesa un bosco e Capodimonte? Ehi, li mettete in sacrestia. Enzo, lo fai ragionare tu. No, Don Libo, io non voglio parlare proprio. Se no finisco pure in sacrestia insieme ai santi. Don Libo, parliamoci chiaro. Ci stanno più santi in questa chiesa che in paradiso. Ma due santi in più, due santi in meno, a che ve ne importi? Che se ne accorge? Ho esagerato? Faccio finta di non aver sentito. Vogliamo spostare a Padre Pio e Moscati? Preferite? Vogliamo spostare anche l'organo? No, io tengo il coro. Il coro? Quanti elementi? 36. E vi sposavate direttamente al Teatro San Carlo? Oh, vedi? Te l'avevo detto che ci potevamo sposare a San Carlo! E vabbè, la funzione la facciamo a San Carlo. E il ricevimento? A San Paolo. Sempre santo, su. Mamma mia. Niente, ma non ci sta niente da fare, il totale è quello. Dobbiamo togliere qualcosa. E che vuoi togliere? Il matrimonio. E guarda qua, 1.300 euro la bomboniera dei testimoni. La bomboniera dei testimoni? Che non si può togliere, che sei andata a Cappella? No, la bomboniera ci vuole. La bomboniera ci vuole, e vabbè. E che, come possiamo, c'ho un'idea. Allora, abbiamo speso 3.000 euro per il vestito da sposo. Non dico di toglierlo, ma almeno qualcosa di più economico. No, stavo da tanto che stai a così bella. Sto bene, Hai ragione, no, quello non si tocca. Lasciamo stare, hai ragione. No, vestito ci vuole. E però qualcosa dobbiamo togliere. Guarda qua. 2.000 euro di addobbi floreali. Enzo, sì, pesante. Sai che diceva la buon'anima di tuo padre? I soldi non sono mai stati un problema.
per chi li tiene. Signori, auguri. Il grande giorno è arrivato. Com'era Monica quando era piccola? Avete qualche foto? Come no? Eccola qua, eccola qua. Guardate quanto è bella, guardate. Quando è nata era 6,7 kg. Non sembrava una bimba, era un cinghiale. E non volevo uscire, non volevo uscire. E che ci è voluto per cacciare? Che tipo di bambino era Enzo? Ah, buono, buono, troppo buono, quasi fesso. E quando era piccolo non cresceva e allora l'abbiamo portato dai migliori dottori, però come vedete il risultato non è cambiato. Sì, certo, sì. Si è fatto tutte le malattie, sì, sì, rosolia, morbillo, varicello, quinta e sesta malattia. Se c'era si faceva pure la settima. Mamma, stai facendo la cartella clinica. Sì. Ma non ci raccontate le nottate che ci ha fatto passare. Si svegliava alle 2, papà con latte. Si svegliava alle 4, papà con latte. Si svegliava alle 6, io arrivo fino e finalmente si addormiva. Andiamo in galera. Poi c'è avuto il problemino del filino del pipì. Mamma, ma ti pare normale? Il film del mio matrimonio, il filino del pipì. Lasci stare queste cose. Però la cosa che a me mi preoccupava di più è che si faceva la pipì a letto. Ah, signora, è normale. Sono cose da bambini. Sì. A 13 anni. E tu? Novità? Buongiorno. Novità? I negozianti riducono il personale e a fine mese partono pure con i licenziamenti. E tra questi qua ci stanno pure Enzo e Monica? Certo. Cioè voi siete il direttore e non potete fare niente? Il centro commerciale in queste cose non può nulla. Diretto, quello oggi si stanno pure sposando. Ma tu mica vuoi? Queste decisioni vengono prese dall'alto. Poveri ragazzi. Poveri ragazzi? Secondo me a te dispiace più per le tue tasche che per le loro. State buono. Buona giornata, diretto. Scende una bella giornata. Ehi, momento, Monica, non c'è nato, dietro un po' bravo, devo parlare con Monica, sta piano. Aspetta, Lino, devo parlare con Monica. Monica, Monica! Ma non ti può vedere la sposa prima del matrimonio? Mamma mia, madonna mia, ma che stanno facendo di due? Ascolta, ascolta. Ascolta! Giorno, né tu né il centro commerciale, si fa come dico io. E zitto! State tranquilli, non è successo niente. Ci siamo presi un po' di secco perché io credini si era dimenticati il cuscino del paggetto. Un po' d'acqua. Santa. Sto bene. Scusate che vi disturbo mentre fate questa assemblea di condominio, questa vostra mappata di santi, diciamo. Vi volevo chiedere una colletta di grazie, ma per una semplice. Vi prego, fate che ha cambiato idea, che non viene più. Grazie tante. Bella come di dei santi tutto qua. Sì, lo voglio.
Amo, ma che ci fanno questi dietro a noi? Ma che ne so, mi hanno detto che ci vogliono quelli che ti buttano i petali. Ci vogliono quando uno entra, no quando uno sta mangiando, stanno tutti i petali nel piano. Aspetta, ma me lo vedo io. Ehi, e basta, stiamo mangiando. Ma dovete finire, se no vi faccio picchiare anche a mio marito. Oh, ma quando, ma sta scherzando, non ti preoccupare, aggiustati qua, me lo vedo io, non ti preoccupare, faccio da solo. Non sopporti la sua gelosia, ossessiva quasi da follia, quello schiaffo te lo sei voluto. 100 euro, neanche i soldi delle mance dei camerieri. A te quant'è? 200 euro, sei di loro 200 euro. A me la zia Maria ha messo 500 euro. Erano pure 11 di loro però, non è rimasta nessuno a casa. Ma come si fa? Fermi, un bel sorriso, fermi così. Amore, ma come, mia mamma la fotografia di spalla? Non costo io niente. Mamma, sorridi. Fermi. E se vai ora da volta a pensare, e te volesse solo ricere, e sta così non cagna, un cagna sempre ma tu non lo fa. E sta così non cagna, o sai che ho coraggio pure per far finta niente. Ragazzi contenta per si proteggere rovienta, o sa che amo non mi senta, non mi senta. Anime papà, telefono. Chi è? Mamma mia, mia mamma. Che pareva? Che faccio, rispondo? State attento però. Mamma. Come è andato il volo? Tutto a posto, tutto a posto. E adesso dove siete? Cioè, siamo allo stazionamento. Ah? Siamo all'aeroporto di New York. E stiamo aspettando, che c'è lo scalo, e mo stiamo aspettando il volo per Miami. State attento. Sì, non ti preoccupare. Ah, ma fammi una cortesia, chiama tu la mamma e papà di Monica. Va bene, un bacione. Ti mando un bacio. Yes, un bacio non lo voglio. Vabbè, ciao, ma ciao. Ciao. Attacca.
tutto tempo a telefono, che per dico tua mamma, che dobbiamo fare tutto questo tempo a telefono, che noi qua sappiamo da fare, andiamo di fretta, che dobbiamo andare, qua. Tuo cugino, dove sta tuo cugino? Sai calmo, 5 minuti arriva. Già. Ha detto 5 minuti e sta qua. Ma che c'entri? Tu non puoi capire certe cose. Lui è un tipo molto impegnato. Qua è famoso nel campo della pubblicità. Sai che fai lui qua? No. Comunicazione e macchina. È lui. È arrivato, andiamo. Prendi, andiamo. Di qua, Enzo, di qua. Comunicazione e marketing. Con la tecchia manifesti. Enzo! Ah sì! Come stai, Enzo? E se tu sei Enzo, tu sei la sposina. È logico che sono la sposina, è logico che posso mai essere? Che siamo qua da 5-6 ore a aspettare a te come due poveri sfortunati. E la mamma di questo che chiama, e questo cretino che dice lo stazionamento, invece no, era l'aereo. E la lattina che per l'improvviso si mette a giocare, me l'ha da dietro la testa e loro ci ho buttato la borsa. Ma perché sto basso? Io dai, basso che? Complimenti per la scelta. È un bijou. No, vi pare una faccia così a tutte e due. Andiamo. Dai, allegria, sì. Dai, vi do una mano. Su, ragazzi, dai. Le valigie. Sì, vi do una mano. Piano. Sì. Si rompe. Fa pure questa. Quando uno dice ti do una mano, è perché mi fa un po' peru. Vabbè, non preoccupare, dai. Andiamo. Ancora ci fai sale. Prego. Cire, stanotte dove andiamo a dormire? A casa mia. E non è che diamo fastidio. Non è fastidio, mia moglie non vede l'ora di vedervi, di stare un po' in vostra compagnia. Usa le chiavi. Schlessel! Ciao amore. No, ce l'ho le Schlessel, ce l'avevo, solo che c'avevo pure le valigie, quindi... Schlessel. Queste cose. Guarda chi ti ho portato. Chi? Come chi? Sono due giorni che ti dico... Enzo e Monica. Salve, ciao. Oh, no, non ti preoccupare, stai sotto a me. Piacere. Non lo fa piacere? Eine Nacht. Non ho capito, no. Eine Nacht. Sì, una notte, eine Nacht. Una notte, rassegnati. Perché dovranno andare via, lei è molto contento, vorrebbe qua, ma non è possibile, amore, devono fare le cose loro, che lei è molto ospitale, eh? Io ospitale, mannassa, capisco San Paolo. Benissimo l'italiano. E che ho detto, amore? Ho detto ospitale. Cuore di papà! La principessa di papà! Ha ragione, amore, però non è che papà ogni volta si deve ricordare il titolo nobiliare. Ecco. Ciao, piacere. E qui? Ciao! Come sei dolce? Mi hai pigliato proprio mamma, te? Ah, non è papà! No, non mettere paura, non mettere paura. Però questo è il cuore papà? No, lui è un frigorifero di papà. Sì, lui pure è tuo figlio. No, lui è il figlio del primo mammut di mia moglie, cioè scusami, del primo marito di mia moglie. Si chiama Ottone. Sai perché? Perché sono cotte loro. Gli altri sette? E se l'avrà mangiati. Voglio andare a buscarmi. Ottone saluta, su! Ah, salutate, visto? Così saluto, è muto? No, non è che è muto, lui è molto pigro. Cioè, lui muove la bocca solo quando da mastico. Happy hand gewaschen? Le mani? Tutto pulito, amore? Lieber Vater im Himmel, wir danken, dass wir auch heute ein so wundervolles Essen haben dürfen. Danke. Amen! Ma fa sempre, pure a me. Mette questa pausa inutile tra... Guten Appetit. Pure a te, amore, e tutti molto bene. So, mein lieber Regenbogenschopf. Ich hoffe, dass diese sauren Gurken dir ganz schlecht bekommen werden und dass du heute Nacht ganz schlecht schlafen wirst. Chi ha detto? Ti ha riempito di complimenti. Non mi pare una cosa tanto buona. No, giuro, veramente. Sembra meravigliato perché secondo me non è così espansivo. Va bene così. Basta così. Mietti. Ecco. Ein Spiegelei? Greta, gerade sitzen. Ma io non volevo. Ah. Come non volevi? Enzo, allora, come ti dicevo prima, per il lavoro tutto a posto, ci ho pensato io. Ti ho sistemato nel campo della ristorazione. Ma come faccio il cameriere? Io in due giorni che potevo fare. Non è che a Napoli facevo un direttore urbano in Napoli. Un po' di pazienza, su. Non ti preoccupare, poi man mano si migliora. Ehi, però, no. Devi far presto, sennò rimani digiuno. Ho capito, il ragazzo è pigro ma c'ha la zampetta velocissima, vero? Senti, Monica, per quanto ti riguarda invece, io ti ho sistemato la famiglia Bevilacqua, capito amore? La famiglia dell'ingegnere Bevilacqua? Penso però. Chi sono? Sono amici miei, lui è bravissimo, è una persona per bene, la moglie, non ti dico, una dolcezza unica. Dovrei collaborare con lui a 360 gradi. Ah, faccio la segretaria!
Ma non ti fossilizzare sulla parola, su quello che devi fare. Diciamo, devi collaborare sia con lui, con la moglie, con i figli, sotto l'aspetto alimentare e bestiale. Ho capito, faccia cameriere. Lo so, però non la mandavo tu, perché non è che in Italia facciamo ministro della cultura. Un po' di pazienza, ma ragazzi, inizialmente si inizia, poi, oh mamma, come ho fatto io, è vero, amore, è vero. Dov'è? T'hai fatto. Dove va? Pazzi, che sta succedendo? Ma che te ne botta a te? Ma perché se dobbiamo intricare delle cose altrui? Sentiamo, di sì. Oh, che fai? Non si, che possiamo fare? Veniamo fino a qua, che dobbiamo fare? Ho detto che non ci dovevamo intromettere. Aspetta, fammi sentire. Ma che vuoi sentire? Andiamo a dormire. Ma lo sai come si dice? Lo sai come si dice? Si dice, intanto va la gatta al lato che si lascia il panino. Col panino e lo zampino. Ma pure per... non ti devi intricare di queste cose. Ma pure per curiosità, ma voglio capire che sta succedendo. Ma che ti interessa? Che dormina? Fine mare, troppo bellini questi bambini a tavola. Perché mi è diventata bambina di drink? Io vorrei capire perché in questa casa nessuno fa rumore quando cammini, volano, volano per far mettere paura a me. Figlia mia, tu ci hai fatto squagliare tutti gli organi interni. Guardala, sembra che mi è uscita dallo schermo. Che è successo? Se non la smettono, non riesco a dormire. Ma poi quelli stanno giocando. Ma no, è mamma che picchia papà, poi mamma chiude papà fuori al balcone, la situazione scalma. Vuoi venire a dormire con noi? Veramente posso? Che bella sì! No, aspetta. Che? Ma come? Ma ti sei dimenticato? Questa è la nostra prima notte di nozze. Beh? Come beh? Cioè, lo sai, no? Che succede nella nostra... Io mi sono preparato pure per me. Mi sono comprato quella mutanda firmata che mi piace a me, quella da 300 euro. Mamma mia, ti è convenuto, vita? Per quello che ci metti dentro. Oh, ipotesi i debiti, ipotesi. Spendiamo i soldi così! Ma così spendiamo i soldi, per le cose inutili! Andiamo pure, andiamo a dormire. Amore, ma non c'entriamo, tre di noi in quel letto, non c'entriamo. Sì, mamma mia, sai come si dice? A letto stretto, coccati in terra. Non si dice così questo per noi, se non li sai, non li dire. Li so io, li so, sono convinta di quello che dici, sei tu che non li sai. No, te li insegno io, proprio. Che è? Con questo affianco non riesco a dormire. Ho trovato un appartamentino bellissimo. Ci potete restare per i prossimi 20 anni. No, ma quale 20 anni? Noi il tempo di pagare i debiti che abbiamo fatto a Napoli, poi ce ne torniamo subito. Ma infatti, chi ci resiste qua? Con sto freddo. Bugiardo! Non è mio, l'ho spostato di posto questo. Bugiardo, lo sai benissimo che durante il Ramadan non si beve, non si fuma e si deve digiunare. Ma io ho digiunato? Ma se ho avuto un calo glicemico che faccio? Devo morire? Mi sono fatto uno spuntino. La pasta al forno? Non so come funziona da voi, ma a Palermo la pasta al forno è spuntino, da sempre. È sempre stato spuntino. Cioè noi ce la facciamo... Dove va? Ciro, ma perché non mi fai spiegare e te ne vai ogni volta e mi lasci così? Sai, perché? Che è successo? Sei Giolino? Niente, lascia aperto. Che cosa vuoi? Tutto a posto, te l'ho portato. A chi? La persona che mi ha chiesto. Ma chi ti ha chiesto lì? Mi ha fatto la testa così. Ma chi è? Mio cugino! Mio cugino. Questo qua è il Maradona dei pizzaioli. Cosa fai con le pizze tu? I palleggi. Che palleggi? Non esagerare. Sei un grande. Senti qua. Questo a Napoli mi gestiva una catena di pizzaioli. Non esagerare, non esagerare. Vabbè, che sai fare? Niente. Tutto. No, ha detto niente. No, ha detto tutto. Ha detto niente di tutto. Tutto e niente. Che quando cosa? Uno può fare niente, fa tutto. Ma che hai detto in italiano che non significa niente? Che hai detto? Papà ha fatto un'azione bellissima. Gioia mia. Di nuovo, ma ti sei fatto fare? Che hai combinato? Ancora? Che hai fatto? Fammi vedere. Hai fatto bene. Un vero calciatore non tira mai la gamba indietro. Chi è questo? Chi sono io? Come ci sei tu? Il Maradona dei pizzaioli. Papà, ti stiamo allenando per il torneo. E allora? Hai promesso che scrivevi la squadra al Christmas Cup. Sì, ho capito, ma almeno hai segnato? No. No.
E allora da, io voglio capire, tu da chi l'hai preso? Il DNA, da chi l'hai preso? Io alla tua età ero già un campione. Campione? Come mai sei finito qui a fare le pizze? Per scelta, per... siccome ero avanti, per non fare mala figura a tutti quanti, perché ero un campione, ho deciso... Non stare a sentire a tuo padre, ma perché uno non può decidere di cambiare? Ma perché te ne va? Perché te ne va? Che vuoi? Che vuoi ancora? Aspetta, questo se ne va, questo se ne va, la pizzeria a fianco, ti voglio... vabbè, ho capito, una settimana di prova, no, basta, dai. Una settimana è poco. No, non va bene, una settimana. Due settimane e basta, due settimane. Un mese di prova, è troppo un mese. Ma questo qua è forte! Prego. Buongiorno. Buongiorno. Monica, ti presento mia moglie Margherita e loro sono i miei due angeli, Federico Maria e Carol. Ma perché hai la testa colorata? Eccola. Questo? È uno shaduccio, li faccio io. Si vede. È un po' ridicolo, se fossi in te io lo toglierei. Per il momento sta bene dove sta. Eventualmente vi faccio sapere. Vabbè, io per disintossicarmi da voi vado a farmi una cannetta. Ciao, bella, buona fortuna. Ciao. Va bene, allora andiamo al sodo. La mattina. Alle 7:27 facciamo colazione. Ah, facciamo, bello, tutti insieme. No. No. Noi facciamo colazione, tu la prepari. Quindi io preparo la colazione e voi mangiate. Certo. A me, meno. Alle 8:00 iniziamo a rassettare le camere. Mi date una mano, è gentile per ora. Me ma no. No, io ho tante cose da fare, fai te le camere. Quindi io rassetto. Alle 9:02 facciamo il bucato e prepariamo per il pranzo. Insieme. No, Rodolfo non capisce. No. Rodolfo, io l'italiano non è che lo conosco tanto bene, però facciamo insieme. Faccio io. Cioè, alla fine faccio tutto io, Rodolfo. Va bene. Alle 11:55 pranzi. Io? Sì. Una pausa di 13 minuti. Alle 12:02 apparecchi il tavolo per il pranzo. Quindi io tengo 13 minuti per mangiare. Sì, perché non ce la fai? Se me lo zucco con la cannuccia, sì. Se ritieni troppo rigido il sistema, puoi anche soprassedere. Ma infatti non vi prendete collera, però io soprassento, soprassiggo, soprassata, sopra... Né cosa, Rodò. E quindi lascia? Lascio, è logico che lascio. 1.400 euro al mese e più contributi, lascia. Lascio le mie cose qua e iniziamo subito. Chi l'ha vista 1.400 euro al mese? Quindi rimani? Ehi, che? Bene, rimani. Bene. Seguimi allora. Non avete niente di questo. Hai un momento. Florence... Sì, dunque, allora. 7-9-15, bitte. Capito? Manca una parola. Allora, un 7, 9 e un 15. Allora, 7, 9 e 15. A me invece mi fai un A1, un 12 e un 13. Allora, 1, 12, 13. Senti, 1, 12, 13. E 7, no, no. Al 16, vai. Allora, 1, 12, 13 e 16. No, qua. A1, 12 e 13. A1, 12, 13. Anzi, Enzo, no. Al 20, veloce, 20. Sì. No, 20, no. 20, no. Allora, se abbiamo detto 7, 9, 15. Togli il 12 e metti il 14. No. Al 12, 7, Enzo, 9. Un 8, un 23. Da mezz'ora no, stanno aspettando. L'11 senza Claudio al 24. 11, calmi. Fermi tutti. Ma che è? Una pizzeria è un bingo questo. Ecco. Signore, perché parlate così? Mi fate venire l'ansia. Rodolfo! Allora, questa è la mia collezione privata. Fossili e soprattutto il mio uovo di T-Rex. L'avete fatto proprio voi? Senza anestesia? Uè. Rodolfo! Allora, tu questi non li devi toccare. No. Non li devi spolverare, no. Ecco, tu qua dentro non ci devi entrare proprio, capito? Ma voi mi date sempre 1.400 euro al mese? Certo. E che ve li tocco? Rodolfo! Ma chi è? Chi è? Sono io, chi è? Sono troppo affranta, vita. Oh, che sei così affranta? Non avevi mai visto così affranta. Mi fatti mettere la paura, pensavo che eri morto. Dammi una mano. Che? Mami, come profumi? Sembra un giacchetto di Seppli e Panzarotti. Profumo, puzzo.
Mi vado a fare una doccia. A te invece com'è andata al lavoro? Tutto a posto? Com'è andato? Quello non è una casa, è una caserma. Non ce la faccio più. Vabbè, un po' di pazienza. Mo ci mangiamo qualcosa e andiamo a lei. Che hai comprato? Io? Niente. Come niente? Ma pensavo che la facevi tu la spesa. Io? Non so neanche dove si fa qua la spesa. Ma perché io so pratiche della zona. Ecco qua, ecco qua. Ma si dobbiamo andare a dormire pure a digiuni. Affranta e affamata. So. Chi è? Ciao, sono Emir. E lei è mia moglie, Jamila. Salve. Prego, accomodatevi. Siamo i vostri vicini di casa. Ah, oh, piacere. Salve, piacere. Come possiamo aiutarvi? Vi prego di accettare questo. No. È buono. No, no. Grazie, ma noi già abbiamo mangiato. So che non è vero e chiedo scusa, ma le pareti sono molto sottili. Si sente tutto? Tutto. Perciò, attenzione quando stai con tua moglie. Vabbè, non vi preoccupate, lui al massimo disturba due minuti. Amo. Ma non ho capito, come fai a parlare così bene italiano? Al mio paese insegnavo lingue all'università di Aleppo, in Siria. Addio! Ui, Vita, ma si carino, l'hai fatto paurare! Scusatemelo, quello è un po' occhidino. Non si preoccupi, lui è il nostro figlio Imad. Ah, quanto è bello! So un'idea! Vogliamo cenare tutti quanti qua stasera? Sì. Voi mettete il cibo, noi tavolo e mangiamo da voi? Fatlo, benvenuti! Marhaba! Accomodatevi! Grazie! Prego! Permesso! Benvenuti! Arrivo? Sì! Imad? Oh, non tocca! Visto quante cose religiose in questa casa? Ma che sta fa se non c'è zio, riposa! Si deve far sempre riconoscere. Chita! Perché già tengono un posto apparecchiato? Sarà sempre un fatto religioso. Si è apparecchiato per il loro Dio. Mi piace! Vogliamo fare pure noi! Oh, e come si fa? Tu sei devoto alla Madonna. E a San Vincenzo. Tua mamma a San Giro. Mia mamma a Padre Pio. Quanti posti ci vorrebbe? Mamma mia, mi devi sempre contraddicere! Oh, c'è la festa. Lui è il nostro amico, è tunisino. Nabir. Non siamo a casa nostra, non lo so se c'hanno una birra. Nabir. Ancora? Ma che camminiamo con le birre nella tasca? Nabir è un uomo, vai giù, ma sta a posto. Ma tunisino ha lato forcella. Ma perché, care? Oh, ma che? Ha fatto una domanda. Nabir ha girato il mondo. Ha girato, ma l'educazione non se l'ha imparato da nessuna parte, vero? Scusateci un attimo. Dai. Ma che è successo? Non lo so. T'ha posto? T'hanno preoccupato? Ma che? Ah, scusatemi, non è per voi, ma quando vedo un pallone non ci vedo più, questo non è il mestiere mio. Balls! Kinder, balls! Balls! Please! Thank you! Allora, io allenatore squadre, team, allora, vi insegno uno schema sempre vincente, vittoria. Allora, lo schema è schema avventaggio. Come funziona lo schema avventaggio? Fatto così, e allargate, ping, 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 vi passate la palla, un altro tiro, gol, sempre vincente, pronti? Vai! Le parole tedesche che io conosco, le abbiamo dette tutte e ci siamo tolti il pentiro. Salve, volevo mezzo chilo di carne macinata, bella magra magra come sapete fare voi, tanto a voi vi manca modo. Non capire me. Carne macinata, come la chiami tu? Carne fatta a pezzulle, carne straziata, come si dice, sguangiata. Bite. No, io speak it don't say, capisci? Come allora, canne, popetten! Popetten! Ce l'abbiamo fatta! Popetten! No, popetten, no. Popetten!
Poppetene. Oh, Poppetene, da modo, Maurice, Poppetene. No, Poppetene. Ma mi vengono i riscinzielli della Germania. Sai, riscinzielli, capisci, riscinzielli? No. Come devo fare? Ma mi faccio tre botte capi bangone. Ma dammi 7-8 sassicci, mi devo frustare solo io dietro i rini. Canna immaginata, come la chiami tu quella per fare questo? C'è sta un cristiano della Germania che mi capisce a me. Monica? Ciamila? Che ti ha mandato a te? Tu sei santa, Ciamila. E io voglio la carne macinata. Questo non mi capisci. Come devo fare? Carne macinata? Sì, mezzo chilo di carne macinata. Ashfly. Ashfly, bitte? Come? Ashfly. Ashfly, mezz'ora. Bitte? Mi hai fatto smettere mezz'ora Ashfly, Srish, bitte? E chi te bitte? Mi sta facendo venire in banca a me, in banca. Allora, piccolina, per fare le caramelle buonissime come le faceva mia nonna, si fa così. Una volta che hai messo lo zucchero nel latte, glielo devi stendere così, capito? Sono buonissime, sei unica. Voglio stare sempre con te. Questa schifezza fa male ai bambini. Ma perché devi fare così? Il dolce fa male. I bambini hanno lo stomaco delicato. Io Barbapapalla non ce l'ho lo stomaco delicato, no? E sei tu. Dai, basta, mangiamo qualcosa. Siamo, mo prepariamo, apparecchiamo la tavola. Pasta e patate ha fatto Monica. Ti piace pasta e patate? Noi dobbiamo andare. A Napoli le chiamiamo arrecanate. Pasta e cartoffen arrecanate. Cartoffen. Mamma, ma io voglio stare con Monica. Siamo che sa che mi sono a casa again. Ma smettila. Non puoi trattare la bambina sempre in questo modo. E calmatela poco. Basta! Du bist derjenige, der hier aufgeregt ist. Ich bin total ruhig. Ich werde dich verlassen, jawohl! Ich werde dich verlassen! Senti, Brit, tu mi puoi fare qualsiasi cosa. Mi puoi picchiare, mi puoi maltrattare. Però, quando sai che mi fai cazziata, non da fare la zuppa e crauti. Il tempo è arrivato fino a qua, Ciro! Creta! Cazzo fa? Ottone! Ma se sapevo che per comprarmi il vestito da sposa ti mettevi in mano agli strozzini, mi sarei sposato col jeans. Un padre che non riesce a comprare il vestito da sposa a sua figlia, ma che padre è? Ma una figlia che mette nei guai il padre per un capriccio, che figlia è? Amoia, risolviamo subito dopo. Mamma, papà, vi dobbiamo dire una cosa. Noi non è che siamo proprio in viaggio di nozze. No, vabbè, niente di preoccupante. Una cosa è che dovevamo andare a fare il viaggio di nozze. Dovevamo, non siamo andati a fare il viaggio di nozze. Siamo a Wolfsburg, Germania, in Germania. Scusate, non volevo disturbare, no? Lo sapevo che stavate... Scusa. O so due, o là fuori ci stava un sole esagerato proprio. Monica, scusa, mi puoi fare piano con l'aspirapolvere? Io sto studiando, che domani ho un esame di scienze. Ah, se devi portare il corpo umano prendi 3 dellote. Mi piace approfondire le materie che studio. Allora, che cosa si fa qua? Si bivacca? No, stavamo... Buongiorno. Buongiorno. Lo so, sai cosa stai pensando. Ma ti sbagli di grosso. I ragazzi ieri sera hanno organizzato un innocente pigiama party. E allora tengo una capa e merda, perché si sono dimenticato tutto quando pigiamo a casa. Togliete via, fatemi pulire. Avidero mistero, e se non fosse vero, avessi già capito tutto, invece non è così, perché ogni giorno succede qualcosa che ti fa imparare, che ti fa pensare, non poche bene e 100.000 pensieri, poche felicità e una bulletta papà, perché ogni giorno succede qualcosa cade van greppa ancora sonno ancora in un momento perché sti mani che ti stanno accarezzando per tutta gente che non tiene niente ci sta ancora tempo
Bianca, dov'è il mio completino da calcio? L'ho lavato. E io come faccio? Senti, Federico. Federico Maria. Devo dire tutto il nome? È il suo nome. Se volevano chiamarmi Federico, mi chiamavano solo Federico. Ma io mi chiamo Federico Maria. Senti, Federico Maria, va bene o devo dire pure il codice fiscale? Federico Maria da Berlino. Tu ieri te lo sei tolto, ma che vuoi? Mamma, io come faccio? C'ho la partita. Ma come facciamo senza Cristiano Ronaldo? Ti ho sentito, cretina. Forse quella gatta morta che è in testa incomincia ad imbecillirti. Usa Raffaello. Dammi la forza di non farlo capellavello. Mamma. Quello poi in questa casa ci stanno i vetri, ancora mi devo ambientare, capito? Tre. Che stai facendo? Due. Che hai sentato, mamma? Non ti permettere. Uno. No. No. Mamma, mamma! Guarda Monica cosa ha fatto. È stato lui. Signore, ma vi pare che mi metta a buttare l'uovo per terra? No, 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 mamma, come puoi incolparmi così? È stata lei. Non sono stata io. Ma che mi metta a fare? Non è vero. Mamma, non ce l'ho su di te. Esci da questa casa immediatamente, capito? Esci subito! Vabbè, me ne vado. Non c'è nessun problema, me ne vado. Però prima mi devo togliere una soddisfazione. Faccio una bella frittata di dinosauro. No, no, Monica, Monica, il posto. Spagnatevi pure questo orario, alle 7 spaccate, tutte le uova schiattate. E dite Salvatore, ma che io mi sono licenziata. Ah, mi sono sfogata. Sai chi sono io? Sono il coniglio più veloce di Wes. Prova a prendermi. Prova a prendermi. E voi? Che cosa? Un figlio. Sì, mo solo un figlio ci manca. Infatti a vederti ti manca proprio. Senti, io ti volevo chiedere, cioè, ma no perché, no per qualcosa, stiamo parlando. Ma che cosa si prova a diventare mamma? Ami tua madre? Certo. Immagina di stare su un grattacielo, tu e tua madre, e una delle due deve andare giù, e sei tu a scegliere. Quale sarebbe la tua decisione? Vabbè, mo che ne so, mi facete domande. Ci stai pensando? Magari poi ti butti giù tu, ma ci hai pensato. Ma che c'entra mia mamma mo in questo discorso? Adesso immagina la stessa situazione, ma con te non c'è più tua madre, c'è tuo figlio. Io. Ecco. Questo significa diventare mamma. E tu sei particolarmente portata. Ho capito, però non ho capito perché. Perché non mi hai fatto nemmeno finire la domanda. Vabbè, comunque ma non è il momento. A me mi hanno licenziato, non so come dirla a Enzo. Già a me qua una settimana e rimaniamo senza soldi, qua figlio. Monica, non stiamo parlando di soldi. Stiamo parlando di sogni. Saranno i sogni ad indicarti la strada. E poi è quello che mi dici sempre tu, no? Lo so che te lo dico sempre io. Ah, a me che non lo so mai zitta. Ya. Yeah. Uè, vai giù, si mangia. Ehi, si mangia, ma che sono sti modi? Ah, venite, si mangia. Andiamo a mangiare. Allo? Ma secondo te chi era a telefono a casa di Amelia? Hai visto, vi ho notato pure io. Ma poi non ho capito perché appena siamo a tavola, ci mettiamo tu a tavola, arriva una telefonata, una lettera. Sembra quasi che lo fanno apposta. Sì. Ma poi ci sta quel posto a tavola, sta sempre vuoto, sempre. Ma no, per amore, non ne parliamo più, dormiamo perché questa cosa a me mi fa venire un poco d'ansia, dormiamo. Ma pure a me non è che poi metti le cose in mezzo, metti l'ansia, mi fa pensare poi dove devo dormire. Ma come dormo? Mamma. Dormiamo. Buonanotte. E buonanotte. Vita. Chi è? Su io, chi è? Siamo su di te. La paura, capito? Ma sto ansioso. Ti devo dire una cosa. Sì, dimmi. Sono stata licenziata. Fa niente. Sono stata stupida ed egoista. Vabbè. Scusa, cuore. Cuore, ti devo dire grazie, perché nonostante la brutta notizia sei rimasto calmo. Stiamo maturando molto. Amo? A proposito che stiamo maturando molto, ti volevo dire pure una cosa. Che cosa?
pure io sono stato licenziato. Ma se che dici? Non ma... sei durato neanche ma... 2 settimane! Oh, a maturità! A maturità, sì, hai ragione, scusa. Perché non me l'hai detto prima? Per non farti preoccupare. Vida, ya, veramente, prendiamoci un bus, ma torniamoci a Napoli, che ci facciamo qua? Ma quando mai? Io a Napoli ci voglio tornare, ma non con quel pullman, in aereo, in prima classe. E come facciamo? Allora, sei stata sempre tu che hai detto non bisogna mai rinunciare ai propri sogni, e io mo non ci voglio rinunciare. Amo, preparati che domani si ricomincia. Hai ragione. Buonanotte. Buonanotte. Chi le pare sceme, eh? Però quando vuoi, chi le vuoi? Mi piace quando... Amore, bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Peccato che non lo fa quasi mai, però. Kim Kardashian, guarda sta coda e botte da basso. Sona e si na sendi sana ngoda na bala sona c'ho basta solo una parola una nota e na bia ma canta quando era vicerile i voleva canta ma giureva in da stanza e poi biava Luca sonne ricchezza non ne poteva fa mamma stava nella casa ne è posto un ca o sapeva che sta storia era fornia così che era sa di scendere ancora questa è la storia normale di chi ama ancora sognare giocare a mischiare le parole la mia è una città di musica Kinder ascoltatemi quando faccio partire lo schema pronti schema a ventaglio fan go allora così si fa vedi quando c'hai un attaccante bravo come te funziona lo schema a ventaglio allora siendo donna sana e si nasce in sono ancora Napoli sana Napoli sana in sta città adottalmente naturale adottato la favia almeno basta buona studenta, lo parli italiano però venga. Cercate personale venga mamma. Mi scusi, lei ha esperienza, giusto? Decennale! Tant han! Ma potrebbero andare bene 300 euro a settimana più contributi. Quando può incominciare? Adesso! Eccoci qua, è qua, prima che chiudo. Ho capito l'entusiasmo, però non ti approfittare del fatto che amo mio figlio e voglio che diventi un campione. Io devo sapere quanto mi costa l'iscrizione a sto torneo. 500 euro? Quanto? Sto scherzando, Sergio! Sta scritto là, vedi? 4,99! Sì, ma chi me lo dice che non sono soldi buttati? Abbiamo speranza di fare qualche cosa o no? Sergio, noi abbiamo già vinto. No, io ho già perso, tanto, 499 euro. Ma boh, ma qui ce ne botte i soldi, Sergio, andiamo! È fatto, ormai siamo qua! Siete come sono, e si da senti sono ancora. Se tu sei su un grattacielo, tu e tua madre, e uno dei due deve cadere giù per forza, chi butteresti? Ma perché le scale non ci stanno? No. L'ascensore? Nemmeno, mamma mia, lo facciamo così. Se tu sei su un grattacielo, tu e tua madre, senza scale e senza ascensore, e per forza uno dei due deve cadere giù, che pensi? Che giornata di merda che hai schiarato. Dai, vita, chi butti? Stai riflettendo, vedi? Vuol dire che sei portato. A fa chi? La madre. Io? No, no, non hai capito. Io a fare la madre, tu a fare il padre. Cioè, io sono portato a fare il padre perché butto giù mia madre? Più o meno. Senti, io comunque
Per il momento il padre non lo posso fare. Perché? Perché a mia mamma non la butto giù. Allora, vengo io la butto giù io. Ma chi ti ha messo queste cose in testa? Senti, c'è due possibilità. O facciamo un figlio o io butto giù a tua mamma. Facciamo un figlio? Veramente? Senza uccidere a mia mamma, però. Vabbè, mo ci penso. Questo Ciazzuccio ha fatto la tua fortuna. Mica solo la mia fortuna, pure la tua fortuna. E domani abbiamo già 22 prenotazioni. Capo, ma dobbiamo aumentare un po' la percentuale, però. Ancora? Io me ne devo tornare a Napoli. Ma chi ti lascia andare a Napoli? Vabbè, poi ne parliamo. Come stai là? Bitte, bitte. E sempre voi. Che vuole a questo orso lavorando? Pronto, Monica? Vita, dove sei? Come dove sto? Non lo sai dove sto? Sono al lavoro. Sto feconda. E prima chi è arrivato? Mamma mia, visto che sei ignorante, solo tu le puoi dire queste cose. Ho fatto il test, c'è l'ovulazione. Ah, va bene, ma che devo fare io? Vieni a casa. No, no, dopo. Mo. No, mo non posso, dopo. Mo. Ti ho detto dopo. Ho detto mo. Subito, subito arriva, mo, non ti preoccupare. Stai tranquillo, sto arrivando. Conti che già sto là. Sergio, una cortesia, scusami. No, è niente, Monica è feconda. E chi è prima? Ui! Ui! Non sono solo io, siamo due cretini. Glielo devo dire appena vengo. No, vabbè, lascia stare, questa è una cosa meno importante. Però ti volevo dire che devi andare a casa, mo, perché... Capito? E fai, cioè, che problema ancora qua, Sergio? Grazie. Grazie, cioè, Sergio, grazie. Ma sai che devo io? Ma sei il padrone, tu vai. Grazie, Sergio. Vai. Vabbè, sei, basta. No. È Monica che è feconda. Sì, ma ci mancherebbe. Però mi raccomando, oh, fai i tuoi doveri. Piano, non ti stancare, ricordi che abbiamo il torneo, okay. Non ti sciupare. Mo fammi andare, senti. Il torneo, mi raccomando, sì. Sì, ciao, ciao, vai, senti, vai. Ciao. Oh, qualsiasi cosa chiama, anche sì. Durante. Ma che durante? Dove? Gli amici a questo servono, mi raccomando, vai. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo. Mi sono carini. Sono carini. Oh, già, al freddo e al cielo. Tutta la sapete la canzone? Tutta al freddo e al gelo. Vabbè, ama! Ma allora a Natale non venite? Natale no, ma se continuiamo così torneremo presto. Ma non so come ti vedo, ti vedo affaticato. No, non so bene. Ho capito, è Monica che ti sta mettendo sotto con le fatiche per il bebè. No, non ci stiamo pensando proprio. Cioè, se viene, viene, ma senza stress però. Pita. Ma a te non ti fa strano che questo è il primo Natale che non passiamo a Napoli? No. Cioè, non ti viene un po' di malinconia? Un po' di ipocondria? Un po' di depressione? No, amore, ma perché dici questa cosa? Natale è sempre bello. Qua o a Napoli? Ma proprio non ho capito, ma qua che ci manca? Che ci manca? Ci manca il Capitone. È solo questo. Ci manca il Rococò. È solo questo. Il presepe. È il presepe. Ci manca San Gregorio almeno. San Gregorio a me, tutto ci manca, mo, tutto, pure la papacella, mi manca la papacella, ma io l'ho sempre schifata la papacella, non me la sono mai mangiata, ma non me la mangiassero in salatiere papacella, mo. Perché mi manca la papacella? Ma perché stai facendo così adesso? Yeah, non ti fa venire questa depressione su Natale all'improvviso, che è successo? Come che è successo? Io stavo bene fino a mo' tu me l'hai fatta venire. Perché mi hai fatto di questa depressione su Natale che mo' mi manca la papacella? Perché? Non voglio vedere a Babbo Natale, capisci? Non devi andare, sei finto! Si vedi che sei finto, vedi? A Giorgio Amici lo fa meglio di te a Babbo Natale. E basta! Ah. Di più a papà, di più. Vanno. Ja, war Schnee, das gab's damals nicht. Non c'era nessuna neve in quei posti, era caldo. Lo so che non c'è, però la neve noi ce la mettiamo lo stesso, sono 100 anni che si mette la neve sul presepe, perché c'è il fatto che il bue e l'asinello che riscaldano i bambinelli, cioè, se no ci mettiamo il condizionatore. Ti prego, ci stiamo intossicando il presepe. Era l'estate! Ma non possiamo mettere i bambinelli in coppo scoglio, va bene? Ah, facciamo la sirenetta, per cortesia, il presepe è una cosa nostra, perché andiamo là, va, vai! Papà, rimani a cena. Nein. Anzi, sai cosa ti dico? Tempo scaduto, te ne devi andare. Greta, saluta tuo papà. Verabschiedeti. Ciao papà.
papà. Che c'è? Perché ti vedo così poco? Perché, papà? Perché quando i grandi litigano, diventano stupidi, capisci? Però tu non ti preoccupare, sei un po' con papà e un po' con mamma. Stai tranquillo. Ciao, papà. Passiamo il Natale insieme. Sì, Greta, papà te lo giura che noi passeremo il Natale insieme. Ciao, Corri, papà. La principessa di era voluto a papà, mamma mia, ho studiato nobiliare, non me lo ricordo. Ah. Come vai, Marco? Si vede che sei senza genio, dillo. Vabbè, ma è logico, perché scusami, ma non è molto tempo che siamo provando ad avere un bambino. Che veniamo a fare in questa clinica? Ma che si sente per vedere? Allora, per esempio, tu senza lannuto. Eh? E può essere pure che gli spermatozoni tuoi sono senza lannuti come te. E può essere, è un fatto logico. Mia vita, rilassati. Stai calmo, fatti un po' di training androgeno. Tocca a lei! Calmi, papà, die. Sì, tocca a me, dottoressa. Ma questo qua non è un poco troppo grande. Dottoressa, non ce l'avete un po' più piccolo, sennò si impressiona. Non lo so, se non ce la faccio posso allungare, proprio un poco d'acqua. Ma non faccia lo spiritoso, vada e faccia quello che deve fare. Per piacere, no? Vada! Vai, ti aspetto qua. Si accomodi, ci vorrà un po' di tempo. No, io lo conosco. Ci vuole un attimo. Allora. Ma che sta facendo? Oh, dottore! Eba! Come che fa? Voi avete detto vai di là e fai quello che devi fare. Si può sapere che devo fare? Non lo devo fare, dottore. Non mi dovete far venire l'ansia. Mi già sto pieno tanto. Poi mi fate mettere paura che venite da dietro. E poi è logico che gli spermatozzi sono tutti sparalizzati quando li andate a controllare. Che lo faccio a fare con questo deporto? Che devo farlo? Vado, faccio lo stesso e vado, sto andando. E giù qua. Fatto! Ve l'avevo detto. Il problema più grande non è questo. Qual è? È che ho promesso a Greta di passare il Natale insieme. Ma sei pazzo? Ma come tu prometti a una bambina una cosa del genere? Ma quante la fa fare questa cosa la mamma? La parola di conforto, sì. Scusa, ma che fa? Ma se l'ha promesso, e come si dice, ogni promessa è un fremito. Fremito? Il debito, ma non sai un proverbio, uno. Vabbè, comunque al di là di questo Greta c'ha il diritto di passare il Natale con suo padre e soprattutto ha il diritto di passare il Natale con sua zia. Oh, io un sacco di tempo non la vedo, non ce la faccio più. Ciro, se permetti, con Brigitte ci parlo io. No, no, non è proprio cosa tua. Che fa? La faccio ragionare, con calma e con tranquillità. Questa bionda scagnata, ti devo stracciare tutti i capelli da te! Cai, che parli italiano, se no tu posso rispondere perché non ti capisco! Mia figlia non la vedrai mai più! E ti faccio come un quaderno a quadretti, ti scippo orizzontale e verticale! Che cosa hai detto? Ti scippo sana sana! Ma devi prendere lo scaletto! State zitti, se no busco pure tu! Polizai! Polizziamo noi quaterno, ma sai che non c'è bisogno di nervositi così, voi mettete i pulci! Io ti denuncio! E io ti stroppeo! Ad aprire i regali! Bimbi, fermi tutti! I regali si aprono solo quando sono arrivati tutti gli ospiti. Monica, l'ospite che dici tu non verrà mai. Figurati se mia moglie mi dava la bambina a Natale. Ma che dici? Ciro, se quella non ci dà Greta, a Greta se la andiamo a prendere noi. Sai come si dice? Se Maometto non va alla montagna, è perché ci piace un mare. Così si diceva, che vuoi? Guarda, comunque ce l'andiamo a prendere noi. Oh, non so in Italia, ma qua si chiama sequestro di persona. È pure in Italia. Che tradotto significa galera. Oh, mi ci hanno scherzato che fra poco abbiamo la finale, eh? Sta zitto, basta! Noi non sequestriamo nessuno. Al massimo ce la preleviamo per un paio d'ore. E mo come facciamo? Ci penso io. Ma da dove l'ha cacciato? Non lo so. Mantieni. Prendi questo. Brice. Dammi una mano. Dammi la mano.
fatto male, ragazzi, sono fatto male. Che c'hai? Sono graffiato tutto. Con chi? Le chiavi. Le chiavi di casa? Quella è casa mia, sono le chiavi di casa. Ma che dino, Ciro? Ti sei fatto scavalcare dalla finestra e c'hai le chiavi della porta. E che ne so, volevo visto avviare a voi, pensate che faceva così. Allora, sintetizziamo gli orologi. Non capisco. Sintetizziamo gli orologi. Sincronizziamo gli orologi. Quella cosa lì va. Io non ce l'ho. Io non ce l'ho. Neanche. E come facciamo? Domandiamo. A chi? Ya, come facciamo a sapere che ore è? E andiamo, ci lasciamo stare. Andiamo. Uè, io devo sapere che ore sono. Ma che ti fai? Devi ovinnalo. Sì. Devi prendere la pillola veramente? Sì, c'è l'orario. E dopo la pillola che dobbiamo fare? Mettiti in passamontagna. Sì. Ok, ci sono. Vai. Ho una paura forte, ho perso la vista. Cretina, tutto al contrario. Ciro! Che c'è? Mi sono bene i capelli. Ma chi fa? La sfida va? Dobbiamo parlare. Mi metto paura. Sono manisci. Ma qua la carogna, guarda, ha messo il divano di traverso per non farmi passare, capito? No. Meno male che la conosco. Allora io vado a prendere la bambina. Vuoi stordire col cloroforme? Ah, oh, sì, ce l'ho. Aspetta, niente. Mantieni queste pillole. Allora, aspetta. Come funziona, Sara? Allora, mantieni queste. E non c'ho... No, dove lo metto? Vai, vicino alla bocca. È troppo così. Vicino alla bocca, va? Sì. Fermo, fermo. Sì, piano, piano. Piano. Mamma mia, un fuoco eterno! Ma che sta mangiando qui? Oh, 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 oh. Questa invece lo sacchiotto uscita lì. Amore? Scappiamo. Sirò! Ips, mia maestrazia! Oh, dammi. Dammi una mano, sta arrivando la polizia, andiamo. Dammi piede! Monica, Monica, il più bai gonno, dai, tira, tira. Ma che mi avete dato? Chi sei tu? Monica. E io chi sono? Non credi l'imbecille che si va per il cloroformio? No, ti va non faccio più a papà. Ma devi svegliare a papà, svegliati su. Papà. Ma che è sto coso? L'ho messo nel letto per imbrogliare la mamma. Hai visto che papà ha mantenuto la promessa? Lo sapevo che saresti venuto. Andiamo. Intanto se non era per me che sono il capo e ho fatto un piano perfetto, mo sti vengono con mamma. Mamma mia, sei come per il twist. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Com'è bello! Ma che cos'è? È la madre della fertilità. Grazie. Questo regalo per me? Questo l'hai fatto per te? Sembra ruffo. Sta aspettando, a chi sta immaginando la fine della. Ti piace? Guerra, sì, grazie Monica. Che sia pieno d'amore. Questo è l'augurio che mi viene dal cuore. Che domani non ci sia più povertà e ognuno abbia la sua libertà. Vai tu? Senti. Chi è? Nabir. Nabir. Siamo molto di noi, che ci facciamo con una birra sola? Sto scherzando, vieni. Nabir. Ma che fai? Oh. No. Non c'è messaggio al telefono mio. Io? No, no, no. È sempre meglio quando uno si fa i fatti suoi. Che è successo? Che penso che scritto obiettivo non ancora raggiunto. Che significa? Meno male che abbiamo trovato la pasticceria italiana. Vatti. Non ci facevo più a mangiare lo stollen, stollen, stollen. Niente. Aspetta, amo. Amo. Che? Sentito? Che era? Ma secondo te può essere che Jamila e Amir sono... Sono?
Che spara nei botti? Che? Terroristi. Terroristi? Ma che si dicono questi cosito? Quella è brava gente, ma che dici? Quanto mai? Sentito? Ma quello che ciò stanno sembra bobottare. La vita, andiamocene dentro. La polizia, eh? Bravi, bravi, lo sto dicendo, questi non mi credi, stanno di là dovete andare. Oh, allora, ehi, di qua, di qua. Dove stanno andando questi? Ah, non mi papà. E ne che ho fatto io? Ma voi però non mi dovete toccare, se non mi ammapusciate. Faccio da sola, levi le mani. Come si può stare, va siete gemacht habt? Si rende conto di cosa ha fatto? E cosa ho fatto, commissario? Io sono il padre. E un padre ha il diritto di passare il Natale con la propria figlia o no? Con la forza e con la violenza? Non è vero! Zitta tu! Io se non volete andare con papà! Vai still! Voi non mi importa se mi arrestano, ma la devo stroppiare a questa! Che cosa facciamo adesso? Mi devo trattenere e aspettare il giudice. Good. Greta, begin. Prima posso salutare papà? Nein. Meine Dame, bitte, komm. Prego, vai. Commissario, lo so che siete il commissario, però posso dire una cosa? Non ce la faccio. Prego. Brigitte, se tu sei su un grattacielo... Mamma mia, ma vuole uccidere pure la mamma di questa? Stai zitta! Mi confondi? La so. Se tu e Greta siede su un grattacielo e solo una delle due deve cadere giù, tu chi butti? Io mi butto io. E devi capire che non facendo stare Greta con il padre è come se la buttassi giù. Ma non capisco perché ce l'avete tutti con me. Che cosa vi ho fatto io? Ce la metto tutta ad essere una brava madre, ce la metto tutta, ma sbaglio tutto io. Sbaglio sempre tutto. C'è sempre qualcuno che sa fare meglio. Prendetemi, fate soli. Ti voglio bene, mamma. Uri. Cosa? No, mi sono fatto via la niente. Ritiro la denuncia. Ad una condizione. Lo sapevo. Quale? Mi devi insegnare come fai quelle buonissime caramelle per Greta. Certo che te le insegno, come no? I tuoi figli devono essere molto fortunati ad avere una mamma così. Quando li avrai? Ah, tutto è bene quel che finisce bene. Bitte, prego, prego, andate, andate. Arrivederci. Non si apre? Volete entrare? No, voglio entrare a casa nostra. Ragazzi, si può sapere che cosa c'avete? Vediamo. Ma mica avete guai con la polizia? Az, noi. E tu? Questa è la paura, la porta non si apre. E con la paura le cose più facili diventano difficili. Senti, Amir, non è che uno vuole pensare a male, ma... Ma siamo arabi. E quindi siamo dei terroristi. Sinceramente l'ho pensato. Strano. Perché tu sei napoletano. E non mi è mai sfiorata l'idea, ma mai... che tu fossi un camorrista. Secondo me c'ha ragione. Le persone che erano stamattina in casa tua e che urlavano, chi era? Sono degli amici che in gran segreto stanno tentando di portare il nostro figlio Hatim qui da noi. Ma perché avete un altro figlio? Sì, è il primo. Ha 18 anni. E dopo l'altra sera è sparito anche lui. Io sento che è vivo. E verrà. E quando verrà ci sarà il suo posto ad accoglierlo. Inshallah. Non ho capito. Chiedino, zitto, ti pare il momento, mo. Io non ho capito. Vai, sulle basi, vai. Se non gli dai una mano, la palla non la recuperi mai. Dovete andare al raddoppio. Ah!
negare. Se volete far fare un po' di sport, va bene, ma portate la piscina. Fate due cose buone, fa bene un bambino e non ci intossicate a noi. Chiudilo, chiudilo, chiudilo! Ma svegliamoci, porca miseria! Chiamiamo la finale, dobbiamo perdere, dai! Allargati, allargati! Monica, glielo ha dato, brava, amore mio. Federico Maria San Bellino! Yeah! Avventaglio! Vita! Bravo! Cuore! Bravo! Cacito! Bravo! Giù! Allora, abbiamo il Sì, sì, sto bene. Devi respirare. Ma perché devo respirare? Che devo partorire adesso? Non lo so, brighetti, sto bene. Devi mangiare, anche se sei la nausea, devi mangiare. Ma madre, non tengo nessuna nausea, veramente, sto bene. Mettiamo un cuscino qua dietro. Mamma mia, non ti preoccupare. Qualche... Brighetti, veramente, cioè ti preferivo quando mi schifavo. Sei rica. Vi chiedo un applauso per il mio figlio Arimed, che compie 8 anni. Propongo anche un applauso al figlio che sta per nascere. Signora gravida nel condominio della quale ti vuoi occupare. Cioè, sono tutto qua così. Mo sgravo qua e togliamo questa questione da mezzo, va bene? Sai, non tieni niente da fare. Dede per là. Oh, mamma mia. Piccolina, vieni qua. Che è successo? Che cos'è questo broncio che tu ti ridoni e tu no, eh? Ma adesso che avrai una figlia non mi penserai più. Ma come, non ti penserò più? Certo che ti penserò. Tu avrai sempre un posto nel mio cuore, capito? Mia figlia ne avrà un pezzo e tu l'altro. Hm? Dammi un bacio. Voi siete così legati alla vostra città. Non vi dispiace che questa creatura non crescerà a Napoli? Vabbè, a parte il fatto che non è detto che noi a Napoli non ci torniamo più. Ma poi che c'entra? Africa, Asia, America, questa qui, Napoli, se la porta appresso. Carte pierna ancora, sta nuvola a te fa.
se ne vuoi lasciarmi solo solo, eppure si mostra lontana a me. E sento ancora d'ore de che torna, e se vai orna nada volta a pensare, e te volesse solo ricere, resta così non cagna, o non cagna sempre ma tu non lo fa, resta così non cagna, o sai che do coraggio pure per far finta niente, per dire che si contenta, per si proteggere rovienta, o sa che d'amo non mi sienta, non mi sienta.